specialisti e nessuno ha saputo aiutarlo. Sì, signore. Sì, sì, signori. Il suo lavoro prevede che parli in pubblico, un tormento. Membri del consiglio dell'ascesa al trono. Facciamogli cambiare lavoro. Tratto da un'incredibile storia vera. E voi come volete che vi chiami? Sua Altezza Reale. Quando si parla con un principe, il principe sceglie l'argomento e inizia la conversazione. Quindi avete deciso di pernottare? Non c'è nessuno che mi possa aiutare. No, lui potrebbe. Provaci almeno. Voi siete un tipo singolare. Lo prenderò come complimento per questa volta. Un logopedista dai metodi anticonformisti. Espirare, la duchessa di York scende. Ispirare, la duchessa di York sale. Molto bene. Diaframma. Però ha ragione, le mie guardie del corpo mi stanno fissando. Cantatelo! Noi non la vedevamo in quel modo. Oh dottore, suona le campane, din don dan, din don dan. Cambierà il destino di un principe. Che cosa posso fare, Elizabeth? Io non so fare. Non so dire niente. Io scommetto un oscellino che voi riuscirete a leggere ad alta voce qui davanti a me senza nessun problema. Accetto. Quando avete cominciato a balbettare? Quando avevo 4 o 5 anni. Please don't. Lo so, ma io non mi ricordo di aver mai parlato senza balbettare. Perché è sempre così? Sì, è sempre così. È un classico. È un classico, me l'hanno già detto che è andate bene il mastice anche dentro. Non sto dando il mastice anche dentro le ruote. Sentite, ma possiamo restare in un ambito medico se non vi dispiace? Ma voi avete sempre scritto o dipinto con la mano destra? Ero mancino, ma questo era inaccettabile. E poi che cosa è successo? Sono stato punito. Adesso uso la mano destra. Ma io non sono venuto qui per parlare delle mie faccende personali. E allora perché siete venuto qui? Ma perché palpetto? In un momento difficile della storia della monarchia britannica. Il nostro padre è morto da meno di 6 mesi e tu hai messo quella signora nella camera che era di nostra madre. Siete furioso con me o con vostro fratello? Ci hai innamorato! Vabbè, succede! È della donna sbagliata! Ecco, quello capita a tutti. Quando sposerò Wally! David è già la moglie di Ernest Simpson. Non per morto ancora. Abdicazione. Non è mai successo nella storia della nostra grande nazione. C'è sempre una prima volta. È un concetto sconvolgente, Winston, ma dovremmo farci l'abitudine. Tu, il fratello minore che cerca di scalzare dal trono il fratello maggiore. Una storia molto medievale. Vuole provare a fare il re. Mio padre mi aveva avvertito. Questa è una crisi familiare. Ma noi non siamo una famiglia, padre. Siamo una ditta. Tuo fratello rovinerà se stesso. Questa famiglia, questo paese. Ma che serve essere il re se non posso fare ciò che voglio?
È il re padrone del suo popolo? O non è piuttosto il popolo ad essere padrone del suo monarca? Non cambierà idea. Nemmeno noi, Altezza. Il racconto di una grande amicizia. Sapete, Lionel, voi siete il primo inglese... Australiano! Australiano comune col quale io abbia parlato, davvero. Adesso sei il logopedista del re. Un lavoro che dura tutta una vita, non torneremo mai a casa. Vedete, quando voi vi arrabbiate, non balbettate quasi più. Proprio perché sono arrabbiato. E allora arrabbiatevi più spesso, cosa vi devo dire? Forza, un'altra parolaccia, Berti, forza, con la V. E vaffanculo allora! E vaffanculo! E vaffanculo! E vaffanculo! E vaffanculo! E vaffanculo! A Londra e Falcerazione! Mentre forze oscure incombono e il paese è sull'orlo della guerra. Chi guiderà spiritualmente la nostra grande nazione in guerra? Chi si rivolgerà agli angeli più sperduti del nostro impero per chiamare tutti a raccolta a nostra difesa? Chi? Qual è il primo dovere di un re? Che credere di essere un re, Lionel? Ma io come posso fare? Per l'amor del cielo, io vi prego, aiutatemi. Io vi darò un altro scellino. Un uomo qualunque aiutò il re a trovare il coraggio. Ma che cosa ci fate lì? Alzatevi. Sono molto stanco. Ma voi non potete stare seduto lì? E perché? Sono una vecchia sedia, un pezzo di legno che sta cadendo a pezzi da tutte le parti. Ma questa è la sedia di Edoardo il confessore, il trono sul quale da 650 anni vengono incoronati i re. Sono un pezzo di legno, guardate, qualcuno c'ha anche inciso sopra le proprie iniziali. È una vecchia sedia ancorata ad una pietra. Questa è la pietra di scopo, la pietra del destino, che un tempo era il cuscino di Giacobbe. Il cuscino di Giacobbe. Il cuscino di Giacobbe. Ma voi credete davvero a tutte queste sciocchezze? Sentite, io non ho nessun interesse nel sapere quanti fondoschiena reali si sono seduti su questo pezzo di legno, perché credo che io e voi, in fondo, siamo esattamente la stessa cosa. Voi siete un attore e continuate ad usare, ad indossare degli oggetti, degli abiti di scena, con l'unica differenza che voi li considerate reali. Statemi a sentire. Ma sì, con quale diritto? Con quello divino, se è necessario. Io sono il vostro re. No, ma non lo siete. Sono mesi che continuate a ripetermi che non lo volete diventare, che avete paura. Ma perché io dovrei ascoltare, sì, un povero balbuziente, incapace di mettere una frase dietro l'altra? Ma si può sapere che cosa volete voi? Io ho il diritto di essere ascoltato! In quanto cosa? In quanto uomo! Io ho una voce! Certo che avete una voce! Avete una voce che è straordinaria! E diventare la guida della nazione e la voce del suo popolo. Questo paese è in guerra contro la Germania. Presto dovrà parlare via radio al mondo intero! Hitler sarà in ascolto, David sarà in ascolto, Stalin, Roosevelt, Mussolini saranno in ascolto, tutti ascolteranno. Temo che la sua e la nostra prova più difficile debba ancora arrivare. Perché quando io parlo, la nazione crede che io parli in suo nome, ma io non so parlare! Forza, ricominciamo, mancano pochi minuti alla trasmissione, forza! In questa grave ora, quando vi troverete davanti a quel maledetto microfono, forse la più fatale... Voi non guardatelo, dimenticatevelo, voi parlate direttamente al vostro popolo. Invio in ogni casa del mio popolo
Parlate col vostro cuore. Pensate di essere a casa loro. Parlate come... come lo fareste con un vecchio amico. Maestà! Grazie. Amico mio.